Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme a questo nuovo video di Wolfenstein New Order. Bene, continuiamo pure da dove eravamo rimasti l'ultima volta e assolutamente non mi ricordo, che sono passati un sacco di giorni. Siamo sulla luna? Sì, siamo sulla luna, dovevo andare verso la fine dei giorni miei. Allora, vediamo un po'. Dritto per dritto presumo, non vedo segnalini. Andiamo qua. Allora, qua proviamo così. Vediamo che c'è di bello. Nulla. Ho sbagliato io qualcosa. Non c'è proprio nulla. C'è Tano che... Oh, cazzo, salve! Ma non rompere i maroni. Toh. Preferisco la pistolina. Alla fine fa meno casino. Ed è più facile da usare. Sì. Vedete? Con poco faccio tanto. Adesso questo qui perché è un fetentore maledetto, perché lui è molto più, come posso dire, stronzo. No, volevo dire, insomma, sì, gli venisse un bene. Vabbè, andiamo pure qua. Allora, mi prendi per il culo? Mi prende per il culo. Ovviamente mi prende... Ma sta zitto! No, no, fai troppo casino. Guardate che l'ho preso in piena faccia. Oh, meglio zitta. Chi è? La faccia palataspa! Oh, senti, io ti ho preso, infatti ti è uscito anche il sangue. Oh, adesso esploso la testa. Insomma, sì, questa gente così astrusa. Allora, vediamo cosa c'è di bello. A parte caricare, che forse è il caso. Ok, ci siamo. E questa armetta, bella, per carità, non mi piace per un cazzo, diciamoci la verità. Consuma tanto e fa poco danno, insomma, è un po' una sega. Però, insomma, sì. Non c'è niente. Oh, peccato. I segreti li ho trovati tutti, vero? Perché mi sembra che... No, me ne manca uno, ma col cazzo che lo troverò, insomma, sì. È ovvio che non lo trovi. Scusatemi. Beh, questo è meglio di un calcio nel palo. Penso che qualsiasi cosa sia meglio di un calcio nel palo. Oh, salve! Maledizione. Oh, ma questo mi fanno comodo. Adesso ci sarà un casino assurdo qui, vero? Oh, però c'è tanta roba, avete visto? Sì, adesso arrivo anche da voi. Non rompete i marroni, dai. Ci sarà uno tosto, vero, alla fine qui? C'è già uno tosto, vero? Allora. Vai! Oh, che cosa gradita! Adesso andiamo dal tipo. Oh, scusatemi tanto. Dicevo, andiamo dal tipo e gli chiudiamo il bel embusto coso. Questo. Ecco qua. Prendiamo per il culo un pochino lui. Mosci, mosci. Ma no, mi ha preso. Oh, lo sapete che non me l'aspettavo questa? Ho fatto una bella figura di merda. Beh, se non ne faccio una video, se, insomma, non è, me lo chiedono nei commenti. Ma perché non hai fatto la figura di merda? Sapete, a volte capita. Comunque l'ho fatta, state tranquilli. Ecco qui, una bella figura di merda. Quindi possiamo andare tranquilli e spediti, che ormai abbiamo fatto tutto. Io ci riguardo. Non vorrei che... Vorrei capire se effettivamente il salvataggio... Sì, ma sei così astruso. Aspetta un secondo. Toh. Ecco, lui muore subito. Gli altri no. Andiamo un po'. Tac, tac. Vedete? Lo prendo. Lo prendo quando lo prendo, eh. No, è proprio un fetentone maledetto. Vabbè, dai, facciamo così. Sì, ho capito che sei uno stronzo. Oh, basta. E adesso che hai fatto la tua mossa, tocca fare la mia. Dove cazzo è finito quello là? Oh, salve ragazzo! Se magari se lo prendessi, saprei una figura meno pessima, insomma, sì. Quindi, niente, quel coso non l'ho trovato. Chissà dove sarà. Ma sarà stato sotto i miei occhi tutto il tempo e non l'ho visto. Probabilmente. Allora, andiamo pure. Non è che questo era qualcosa? Sembrava un disco. No, non è un disco. Scusatemi. Allora, abbiamo detto che dobbiamo fare così. E poi così. Intanto lo prendiamo questo fetentone maledetto. Ci si darà una mossa. Si darà una mossa. Io mi metterei quasi qua. Così in carico. Certo che se si desse una mossa. Ok. Inquadriamolo. Vai! Porca vacca, non me l'ha dato per un cazzo. Come mai? Non lo so. Non lo so, non lo so. Vorrei tanto saperlo. Ok, bene, è andata benissimo. Oh, dammi qua.
E adesso ammazziamo anche l'altro, perché mi ha rotto un po' le scatole. Ok, non ancora, l'ho preso proprio malo. Oh, così si fa, ragazzi, così. Adesso per curiosità. Per sicurezza carichiamo, perché questo è scarico. Carichiamo anche questo. Perché scarico tutto. Si ricarica col tempo. Insomma. Non è che arriva qualcuno di strano e tutto. Vabbè, io ho preso anche questo, non si sa mai. Sì, ma allora. Prendiamo anche un po' di vita, non si sa mai. No, io la matura che sono qua qui qua le prenderei tutte perché. Ma non ce n'era una qua? Ok, 80, non è tantissimo. Devo andare per forza. Che cazzo è successo? Un'altra figura di merda. Sì. Forse dovevo salire immediatamente o non mi dovevo avvicinare lì. Non si è capito molto, non ho letto. E quindi un'altra bella figura. Perfetto. Cominciamo bene, insomma. Beh, almeno ho iniziato da qui, va bene, dai. Sono scarico duro, eh. Dove cazzo devo andare? Qua. Oh, salve. Comando centrale London Nautica. La trasporto numero 4. Mein Laden wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davon gekommen. Aia, aia. Ho visto in vita mia. Aia. Roba da far accapponare la pelle. Da sbiancare i capelli. Ok, capitano Cowboy, ricevuto. Qui è il tuo amico Klaus Kreutz, diretto in macchina verso il London Nautica. Ricevuto. Raggiungi il parcheggio e io sarò pronto per riportarti a casa. Ricevuto. Ho visto moltissime battaglie. Il London Nautica sta a prendere fuoco. Ha. Credo ti stiano puntando. Fantastico. Ho visto tramontare il sole in 5 continenti. Ho visto la polvere sollevarsi dal suolo lunare. C'è che dire, è proprio teatrale lui. Ma voglio solo rivederti ancora. Ma è sempre così, eh. Ok, andiamo a fare un'altra figura di merda. Aria fresca. Eh sì, è fresca. Siamo ancora freschi. Ancora vivo, pare. A quanto pare sì. Allora, forse sarebbe meglio usare questo. Oh, ed è diventato da cecchino, interessante. È esattamente... Dove devo morire per fare una figura di merda fatta bene? Vediamo un po'. Tu sei morto. Ok, tu sei morto. Ma no, che t'avevo preso. Spero sia voluta sta cosa. Sì, sento tanto di vita. Sta ricadendo. Corro. Dove devo fare? Cosa devo fare? Ops. Geronimo! Che culo. Yuhu! E vai! Mi dispiace, era lì davanti, io non c'entro. Fantastico. Non vedevo l'ora. Perfetto, ho mirato l'unica pianta che c'era. Oh, vai. Ok. Qui succede qualcosa? Sì, succede che lo prendi un culo. Scusate, il francesimo. Non ho un cazzo di proiettile. Pistolina, grazie. Tu me la dai la pistola? Toh. Ma no, così, deficiente. Mi serve precisa l'arma. Toh, eccoci qua. Toh. Quanto mi dispiace. Quanto mi dispiace. Insomma, sì. Come salve. Anche lei vuole il mio aiuto qua. God. Ok. Vediamo di fare qualcosa di vagamente intelligente. Okay. Aspetta. Porca vacca. No, lui, porca di quella troia. Ma guarda che testa di cazzo. Mi è andato a cambiare il momento che ho selezionato l'arma. Porca miserica. Mi venisse un bene. Cioè, ho selezionato l'arma, mi ha dato l'altra. Ma sei proprio un figlio di troia, ma bisogna dirtelo. Sì, allarmati. Allora, devo aspettare che arrivi quello. Che è quello più... Ma no, ma basta, brutta troia. Santa miseria. No, lui è veramente terribile. Ok. Ok, cazzo. Ok, lui lo prendo, ma non lo uccido. Sta arrivando quello stronzo laggiù, quindi ancora un po' di tempo ce l'ho. Intanto, ah, qui ho preso tutto quello che c'era da prendere. Felicità, eh. Basta! Avete rotto!
prenderlo in faccia. Ok, è andata di questa. Porca miseria. Ok, dai. Ok. E sta arrivando l'altro. Adesso però ti voglio qua, eh. Oh, no, l'ho preso male. Ma sei proprio un pettente. Oh, ce l'ho fatta. Adesso però sono ridotto proprio. Ma no, così, idiota. Io lo uccido sto coso. Oh. Adesso piano piano. Toh. Oh. Rilassiamoci, perché non è difficile. Ma che cazzo vuoi? Ok, preso. Ok, preso. Dimmi che non arriva un altro di quelli. Ce l'ho fatta. Rilassiamoci un secondo, ragazzi. Un secondo secondino. Prendiamo un po' di cosce. No, prendiamo sto cazzo. Ma vaffanculo. Porca di quella troia. C'ero, porca miseria. Allora. Calma, eh. Lui sarebbe bello se lo facessi così, non ci devo più pensare. Vabbè, intanto facciamo così. Ma prendi sta cazzo di arma, brutto babbuino di merda. Il sistema di armi è veramente di merda, diciamoci la verità. Oh, tu è meglio che ti togli dai coglioni. Bravo, quello lì volevo. Quello lì. Ok, è andato anche lui. Riesco a prenderlo? Lo prendo, ma non è abbastanza. Cioè, mi mettete in fila? Ok. Prendere l'ho preso, eh. Ok, questo è qua. Ok, è andata. È andata un po' meglio, eh. Perché le caccate le faccio, le caccate, per carità. Te è meglio che muori. Allora. Scusate se parlo poco, ragazzi, ma cerco di concentrarmi perché fare figure di merda è all'ordine del giorno qui. E io ho finito anche i proiettili. Allora, qui ce n'è una. Preso. Preso, ma non abbastanza, a quanto pare. Ma vaffanculo! Ecco qui. Ok, preso. Ce n'è rimasto uno, l'ho visto. E comunque adesso ho 100 di vita. Eccone qua uno. Dai, prendilo! Ma guarda che figlio di troia! Oh, non lo prendo, non c'è niente da fare. Ok, ok, questo è morto. Devo frazionare i colpi, non c'è niente da fare. Vediamo se ce n'è altri. Ho 5 colpi, ragazzi. Però sono messo bene. Che cazzo. Ok. Ok, questo è morto. E questo è morto. No, non è morto. È un bastardo fettente. Oh. Ho finito i soldi. Ho finito i cosi. Via, 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 via. Ah, va là, che adesso non mi freghi. Allora, vediamo che cosa. Questo. Ok. Dove sei? Perfetto. Oh, adesso mi ci trovo. Questa è la mia arma preferita. Vediamo se devo fare qualcos'altro. Intanto saltate fuori. Non vi preoccupate che adesso vi faccio il culo a tutti. Scusate se prima ho fatto un po' la figura di merda, ma non me l'aspettavo. Insomma, sì. Oh, cos'è questo? Se me lo fai prendere, magari. Non me lo fa prendere. No, sono bloccato. Accidenti, accidentazzo. Dove cazzo sei finito? Oh, ma. Oh, finalmente. La più grande arma mai costruita. Londra, 15 novembre 1960. La divisione Super Army del nostro esercito ha creato la più grande arma del mondo nell'oscura immensità dello spazio sopra la Terra. È presente un gigantesco specchio orbitale in grado di incanalare il potere del Sole stesso. Il Shaun, insomma quello là, al centro dello specchio è presente una stazione spaziale lunga 2,5 km e rivolta verso la Terra. Una volta attivato questo qua, concentrerà l'energia solare in un raggio mortale in grado di incendiare intere città e di far ribollire gli oceani. Wow! Con quest'arma possiamo davvero colpire gli anarchici e i terroristi in agguato negli angoli più oscuri della Terra senza dover rischiare la vita delle nostre coraggiose truppe, ha commentato il capo progetto Hans Grabst, aggiungendo: il rischio di danni collaterali è minimo, se non inesistente. Ah, certo, se evacuate.
È ovvio. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Deve esserci ancora uno perché mi sparava, eh. Però io intanto mi prendo un po' di munizioni, sperando che non mi salti fuori all'improvviso qualcuno che mi faccia il culo. Qui siamo in una zona nuova? Siamo in una zona nuova, quindi quel collezionabile di prima me lo sono proprio perso. Basta, basta, non rompere più maroni, mamma mia che due palle. Dove sarà, dove non sarà? Non lo so. Vediamo un po' qua. Purtroppo i collezionabili, lo sapevo che non li avevi trovati tutti, ma l'ho detto, io nei giochi faccio più o meno il 90%, non vado Klaus Kreutz in oltre. avvicinamento al parcheggio del Nautica. Non sono un fanatico del Ricevuto. 100%. Però se ci riesco, non è che ci sputo Proprio sopra, come io ci direi, provo qui sempre. Berlino. Farei meglio a muoverti, d'accordo? Il London Monitor è tornato operativo e... Oh, porca puttana! Siamo Ecco. sotto attacco! Ehi, tu! Barrica quella porta! Senta, Blasco, ci hanno trovati. Stanno cercando di sfondare la porta. Devo andare. Caroline, vieni con me! È una squadra d'elite di Descentcast. Torna a Berlino più presto che puoi. Chiudo! Ok, rilassati, fammi prima Resisti, esplorare. Rania. Sto tornando a casa. Ok, una bomba che devo ancora usare, ragazzi. Beh, sono in là molto col gioco e ancora non ho usato le bombe, vi rendete conto? Niente, non c'è più nulla. Io ho cercato per quello che potevo, adesso posso anche andarmene via. Ok, sono messo bene a munizioni. Ho capito cosa devo fare e non mi piace per un cazzo. Beh, posso usare anche questo? Forse. No, non me lo fa usare, vero? Ah beh, è scarico, quindi sì. Geronimo! Geronimo! Ok, andiamo pure avanti con il nostro fuciletto. Fucilazzo, chiamatelo come volete. Allora, qui non c'è più niente, a parte la morte imminente. Penso proprio di no. Andiamo di qua. Di qua. Vediamo se c'è di qua qualcosa, perché non si sa mai. Qui ho lasciato indietro qualcosa, l'ultima try che ho fatto. E quindi vorrei cercare in qualche modo di trovarlo. Anche se purtroppo fino adesso non ho avuto molta fortuna. Perché mi fai andare qui? C'è un motivo? Sì, c'è un motivo che si può buttare giù, ecco perché. Quindi se andassi di là. Vediamo un po', perché magari c'è qualcosa che non ho visto l'altra volta. In effetti non c'è un cazzo. Ok, andiamo avanti con questo. Non so effettivamente quale di questi debba spingere. Forse tutti e due? Non erano tutti e due. Ho fatto un'altra figura di merda. Perfetto. Certo che anch'io mi faccio prendere dal panico e faccio cacate. Scusatemi tanto, adesso lo so. È perché prima qui era così. Io che cavolo ne so. Insomma, sì. Ok, posso andare anche qua. No, non vedete che devo proprio mettermi in un certo modo. Va bene, non importa. Andiamo pure qua. Adesso fatemi capire esattamente dove devo andare. È perché non capisco. Lo so che sono rincoglionatico, avete pazienza. Se devo spingere quello. Non mi parla il gioco e quindi non lo so neanch'io. Non parlandomi. Che devo andare qui? Può darsi. Porca vacca, mi sono fatto malissimo. Ho fatto una figura di merda. Probabilmente sì. Quindi non posso più salire. Sì, però cavolo, figliolo. Potresti anche salire, eh. Non è che io devo fare sempre una figura di merda. Tu sempre lì pronto a dei mitati saluti. Insomma, sì. Oh, meno male. Se no, stavo per buttarmi giù per niente. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro qui. Qui c'è qualcosa che non posso. Ah, posso aprire, ok. Vediamo se ho lasciato qualcosa al caso. Qui, qua, zio Paperone, non c'è niente, ok. Arrivo, adesso scendo. Vediamo un po'. Sì, sono d'accordo, eh. Ok, intanto carichiamo, che è importante. Intanto qui non c'è nessuno, vero? Con molta calma, molta rilassatezza, risolutezza. Io c'ho una paura che qui mi fanno il culo. Ma per sti cosi non li ho mai capiti, ma. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Salve! La miseria, ma come è caduto male lei? Non ha fatto neanche rumore, quindi non mi hanno sentito, in teoria, eh. Ma proprio teoria! Accidenti a te. Mi dispiace tanto. Allora, vediamo un po'. La miserica. Oh, ma c'è quello lì che scassa i marroni. Accidenti a lui. Facciamo così. E facciamo così. Adesso se lo trovo lo. Allora, prendiamo questa che fa comunque comodo. L'arma, grazie, la munziona. Questa, grazie. Allora. Ma no, te, brutto animale. C'era l'altro che volevo trovare dov'era. Perché quello è un fottentore maledetto. Non lo trovo, ragazzi.
No, facciamo questa, dai, tanto... Oh, cazzo, mi sono caccato in mano. Scusatemi tanto. No, l'ho trovato adesso. Brutto stronzo. Madonna, cioè, mi fa tanto male quello. Ma è esagerato. Due colpi mi ha massacrato. Devo stare attento. Sono morto più in ste fasi che tutto il gioco, porca miseria. Insomma, sei un bel fetentone. Ho già capito che devi, devo andare un pochino più duro, eh. Volevo andare un pochino più stealth oppure più soft, ma a quanto pare no, non posso. Ok, andiamo. Andiamo qua. Prendiamo tutto quello che è possibile prendere. Vediamo tutto quello che è possibile fare. Ok. Allora, brutti stronzi animali. Ok. Non gioco di solito così, perché mi fa schifo giocare così. Però a sto punto non ho avuto molta scelta. Rivolta di degenerati a Londra. Londra, 15 novembre 1960. Dopo i recenti eventi tumultuosi avvenuti in città, la polizia di Londra ha organizzato una conferenza stampa per dichiarare per chiarire la situazione. I recenti scoppi di violenza e di comportamenti anarchici nei quartieri in quarantena sta iniziando a degradare in una situazione incontrollabile, ha affermato il capo della polizia ieri notte. Centinaia di degenerati si sono riuniti in luoghi pubblici per formare sommosse, ma sono stati rapidamente fermati dalla polizia schierata da London Monitor. L'operazione è stata un gran successo, il Monitor ha ucciso tutti i degenerati senza alcun danno collaterale, ha spiegato il capo della polizia durante la conferenza stampa di questa mattina, aggiungendo: ma non è ancora finita, dobbiamo essere rapidi nell'occuparci di queste persone. Sembra che si possano definire persone. Italiano, aiutami, ti prego. Mi dispiace, sono dislessico. Purtroppo spesso leggo cose per un'altra. Che cazzo è? No, porca miseria. Ma che culo, eh. Santa miseria. Allora, per l'ultima volta, dopo faccio un taglio, perché sennò di figure di merda ne ho fatte già troppe. Mi ero proprio dimenticato di lui, mi ero messo a leggere. Sì, adesso io però mi metto qua con calma, no, bisogna farlo con calma. O vado proprio dritto e sparo tutti, ma dopo vedete che faccio solo cacate. E a me le cacate non piacciono. Sprecate tutti questi proiettili, proprio vedete quando sono con poco. Con quattro colpi, se fatti bene, si ammazza qualcuno, non mi interessa assolutamente. Ecco, l'ho trovato. Adesso però, che ti ho trovato, le prendi anche. Dove sei? Brutto stronzo. Vai, e muori. Non è possibile, ritiro le bombe. Ma sta cazzo di arma, ma funziona o non funziona? Ma come cazzo gli pare? Santa miseria, è sempre funzionato benissimo. Adesso, porca miseria, è un cazzo di casino. Ma vaffanculo. Toh, vedete, un colpo, che ci vogliono 50.000. Allora, vediamo un po'. Ecco, lui sta arrivando, adesso è rotto. Guardate quanto mi toglie. Cioè, mi ha tolto 60, Porca vacca. Ma muori, brutto stronzo. Ok, adesso proprio che si ricarica. Ok. Aspettiamo se ricarichi. Qui c'era una tastina di ricarico, no, non c'era per un cazzo. Va bene, lo facciamo così. Così, aspettiamo. Tanto bene, non vi preoccupate che arriva. Brutto fetentone maledetto. Qui non c'è niente, vero? Porca vacca, ma è veramente tosto. Troppo per... Ah, è qui il punto di ricarica. Se ci arrivo, ok, ci sono arrivato. Ok. Oh, adesso andatevene a fanculo, brutti stronzi. Adesso tocca a me. Oh, adesso ragioniamo. Sì, chiappa la talpa. Vieni qua, tanto lui si mette qua più o meno. Ok, l'ho preso due volte in faccia, una volta nel collo. Vabbè, stiamo qui mezz'ora. Guardate che l'avevo preso, Oh, morici un pochino. Oh, vabbè. Danni minimi. Niente collaterale. Oh, lo vuoi prendere o no? Accidenti. Ok, adesso stiamo attenti qua perché ce ne sono due, se ricordo male. Non c'è più nessuno?
Strano. Allora, stavo dicionando, prima che mi interrompessero, questa l'ho letta. Qui ho un documento top secret, mi fa piacere. C'è anche qualcos'altro? Non so cosa abbia. Ah, cambio le immagini. Scusatemi, ma basta che mi fai vedere un cazzo. Allora, niente, questo l'ho letto, questo l'ho fatto, bene. Andiamo avanti, tranquilli. Quindi ho trovato un documento che normalmente non avevo trovato. Va bene, dai. Qui c'è da andare. Qui c'è da andare un po' in giro, perché ho fatto tanti di quei danni che non lo sa nessuno. Qui vediamo questa zona qua, se ho dimenticato qualcosa, in effetti sì. Non c'è nient'altro. La mappa ovviamente non dice un cazzo, solo l'obiettivo finale. Che è questo. Sì, questo va abbassato, va bene, ho capito. Questo no, non lo prendo ancora. Ah no, invece lo prendo perché mi serve, non sono neanche pieno. Ok, aspettiamo un po'. Voglio prendere tutto e esplorare bene, visto che sono morto così tante volte. Bene questo. Come mai due? Io ho ammazzato solo uno. Guardate quanto posto c'è. Ce n'è proprio tanto da esplorare, E possibilità infinite di non fare un cazzo. Ok, ragazzi, ci siamo. Andiamo via. Andiamo via perché non ce la faccio più. Andiamo a vedere cosa succede. Anzi, facciamo che ci salutiamo, che ho fatto un video troppo lungo. A furia di morire, avete visto solo che sono morto. E vabbè, pazienza, può capitare. Dai, non vi preoccupate, non sono un Nembo Kid. Insomma, sì. Ok, ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie. Fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do un saluto da Shiva. Ciao ciao.